Luigi Latini, ideatore della serie Meteor Heroes, spiega la scelta del formato audiovisivo. Allora, abbiamo scelto l'audiovisivo per un motivo molto semplice, perché ormai i bambini ne fruiscono a tanti livelli e quindi lo possono vedere in televisione, lo possono vedere su YouTube, lo possono vedere tramite una app, per cui noi abbiamo pensato all'audiovisivo perché era un modo per raggiungere in maniera più semplice i bambini, perché i bambini per una serie di motivi spesso vengono messi dalle famiglie davanti a un televisore, davanti a uno schermo, quindi abbiamo detto ok, non è qualcosa di eccezionale, ma per raggiungere un grande numero di bambini in un tempo abbastanza veloce, l'audiovisivo è la scelta migliore, e perché con l'audiovisivo si riesce a creare una serie di personaggi che possono far innamorare le persone, gli adulti o i bambini, a seconda del prodotto a chi è destinato. In questo caso noi abbiamo ritenuto che fosse plausibile far innamorare i bambini di alcuni personaggi che in forma appunto audiovisiva, tramite un cartone animato, erano simpatici, divertenti, allegri, scherzosi, quindi andando a ricreare poi una sorta di piccola classe. Quindi sono questi sei bambini, tre maschietti, tre femminucce, e abbiamo fatto finta che fossero come una piccola classe di scuola, quindi i bambini si potessero riconoscere in uno di loro nelle dinamiche che ci sono con i loro amici quando vanno a scuola, quando studiano, quando giocano, quando escono o quando vanno a fare qualcosa insieme nel fine settimana, o a giocare a pallone, a tennis, a pallavolo, a judo o qualsiasi sport fanno. Quindi abbiamo pensato che fosse il modo migliore per, da una parte, rappresentare bene dei personaggi in cui i bambini si potevano riconoscere, e dall'altra parte per poterli raggiungere in maniera veloce e semplice tramite la televisione, tramite YouTube, tramite app, tramite internet, quindi tramite tutti i luoghi nei quali un filmato, un cartone animato, un video si possa vedere.